Nuotano verso traguardi prestigiosi e lo fanno cominciando dal gradino più basso. Nella città del mare per antonomasia, come Margherita di Savoia, ci sono 120 atleti che si cimentano nel nuoto in piscina. Lo fanno grazie alla società sportiva Isola Verde, presente sul territorio dal 1995 e il cui impianto natatorio è stato l'unico nella BAT per diversi anni. Luogo di formazione per i ragazzi appassionati di stile libero e di pallanuoto, ma anche impegnati nel nuoto di salvamento. I tesserati della società Isola Verde si sono dati appuntamento la scorsa settimana per le gare sociali. Due momenti agonistici e di divertimento. Gli atleti vanno dai 4 ai 17 anni, con le finali riservate alle categorie esordienti A, B e C. Come spesso accade in queste occasioni, la vittoria è stata di tutti, atleti partecipanti e insegnanti della società Isola Verde. Sotto il loro sguardo attento crescono i campioni del futuro, anzi alcuni di questi ragazzi hanno già affrontato gare agonistiche a livello regionale. Per i più piccoli l'approccio al nuoto agonistico avviene invece attraverso i giochi d'acqua, momento ludico e al tempo stesso prezioso per prepararsi alle gare. Anche questo, come per gli esordienti e gli atleti della categoria allievi, è un ulteriore passo di crescita verso traguardi più prestigiosi. In quella direzione nuotano i ragazzi del gruppo sportivo Isola Verde.